Ha scelto la Cappella di Azzano, uno dei luoghi più simbolici e suggestivi di Seravezza, per lanciare la sua corsa alla carica di sindaco, Valentina Salvatori, 38 anni, avvocato e mamma, da 10 anni in comune, attuale vice sindaco di Riccardo Tarabella e già assessore con Ettore Neri. Una candidatura nel segno della continuità rispetto alle amministrazioni di centro-sinistra degli ultimi 20 anni. Il simbolo svelato è Creare Futuro, che includerà il PD, Articolo 1 e Sinistra Civica ed Ecologista, oltre a componenti civiche. Dialogo aperto anche con il Movimento 5 Stelle. Sul prato dell'antica Pieve, affacciata sulle cave e sull'Altissimo, ha presentato alcuni volti nuovi della sua futura squadra, accanto a due amministratori attuali, l'assessore Giacomo Genovesi e il presidente del Consiglio Comunale Riccardo Biagi. È una sfida stimolante, una scelta di vita, una scelta che ho fatto dopo una riflessione anche lunga, profonda, anche sofferta, voglio dire, una spinta motivazionale che viene anche dalla voglia di interpretare questa attesa anche di una nuova leadership, una leadership anche al femminile, perché no? Parte una corsa elettorale che non ha ancora una data di arrivo. Il nuovo governo dovrà infatti a breve stabilire quando e se votare a primavera per le elezioni amministrative. La forte incertezza legata all'evolversi della pandemia non fa escludere al momento un rinvio a fine estate, come avvenuto lo scorso anno. Soprattutto questa è una coalizione che vuole aprirsi alle esperienze civiche presenti nella nostra comunità, che sono tante, sono importanti. E questa apertura al territorio, a persone, individui, movimenti, secondo me è ancora più importante oggi. Quello che vogliamo realizzare è un modello di crescita che si caratterizza per l'attenzione, una forte attenzione alle tematiche ambientali, quindi al concetto di sostenibilità.